Boom, qui è Pietro Massai e bentornati sì ad un altro mio video. Ci siamo lasciati con Alplan dalla A alla Z che abbiamo visto come funzionano i quadri, ovvero modificabile, attivo, non modificabile. Non l'avete visto? Andatelo a vedere qua, iscrivetevi, mettete like e condividete con i vostri colleghi. Questa è la cosa più importante perché se lo usi da solo, bello, ti aiuta, fichissimo, ma se lo usi in tanti è una bomba. Andiamo quindi a vedere come si struttura il nostro edificio in base al manager livelli di Alplan per poter capire come mettere un piano sopra, un piano sotto e assegnare direttamente dei quadri, quindi velocizzare di moltissimo le operazioni. Manager livelli è questo comandino qua su. Si apre una palette nella palette nella palette nella palette. Questa è un po' la Bibbia del nostro edificio che sarà modificabile in futuro. Quindi è una Bibbia che si legge con il giornale in mano, quindi che si modifica con i credenti. Qua in alto clicco su nuovo modello e vediamo di che cosa si compone questa palette. Nome modello, edificio 1. Va bene, questa è la nostra base. Numero di piani sopra terra, 3. Numero di piani sotto, 1. Qua sulla destra posso modificare. Nome del primo piano sopra, piano terra, e poi ci sarà piano primo, piano secondo. Quota pavimento grezzo. Io qua metto 0, perché voglio che il mio pavimento grezzo sia 0, io mi alzi ad esempio con la pavimentazione interna di quei 5 cm, 3 cm. Altezza netta fra i solai. Questo è importante perché è il primo dato che viene acquisito dal nostro modello. Ad esempio, per normativa, al minimo 2,70. Spessore solaio, gli 0,30 sono d'obbligo. Gli altri dati, poi vedremo, li possiamo comunque modificare in futuro. Qua sotto, fondamentale, crea integra struttura opera. Lo vado a flaggare, come si dice tra i giovani. Ok, e quindi qui mi dice, ma quanti quadri vuoi inserire in ogni livello di questa tua struttura? Quadro d'inizio 11, passo 10. Ovvero, dato che nella struttura opera precedente avevo già occupato dal numero 1, dal quadro numero 1 al quadro numero 10, lui dice, ui, i primi 10 ce li hai già occupati, inizi dall'11. Bene. Passo 10, ovvero avrò 10 quadri disponibili prima che mi passi da, ad esempio, piano terra al piano superiore, ovvero avrò dal 21 al 30 al piano terra liberi per disegnare cose che sono relative al piano terra e dopo via andare. Come abbiamo visto l'altra volta, sulla destra abbiamo anche altre possibilità, che sono altri quadri, quindi sono le viste e le sezioni. Posso aggiungere viste e sezioni con un passo di 10, quindi la vista 1 avrà dal quadro 1000 al 1009 perché il quadro d'inizio sarà il 1000. È sempre bene lasciare così tanti quadri nel mezzo? Probabilmente sì, perché ci fa comodo poi per mettere degli altri edifici, degli altri, e quindi devo fare un calcolo un po' preventivo di quanti quadri mi serviranno per la creazione, ad esempio, di un piano e quindi di un edificio e quindi lasciare, quanti lasciarne per le sezioni e le viste dopo. Aggiungi viste, io ne posso mettere anche soltanto 3 e qua 3 sezioni al momento. Ok, ed ecco qua il primo schema, la prima rappresentazione che vediamo del nostro edificio. Vediamo che il nostro livello 0 è questo qua verde, che è messo all'intradosso del piano terra ad una quota 0. A 2,70 superiori, è molto facile perché è schematico, ci sarà l'estradosso del piano terra, che sarà 2,70, e l'intradosso del primo piano superiore, che sarà a 3 metri, ovvero a 30 cm di distanza dall'estradosso del piano superiore. E via andare così. Sta cosa è molto bella, perché è molto... si capisce. Premo ok e vediamo che cosa succede. Mi si è creato un nuovo livello struttura, edifici. Lo apro e magia delle magie, in edifici avrò i quadri da 1 a 20. Dal piano terra, come gli ho detto, dal 21 al 30. E guardate qua, abbiamo un'altezza sotto e un'altezza sopra fissata. Mannaggia, ma è bellissima sta cosa. Nelle viste, stessa cosa. Avremo vista edificio 1, vista 1... dal 1000 al 1009. Non c'è da spaventarsi, questa è proprio la base della VBS geografica, Work Breakdown Structure, la struttura di suddivisione del lavoro di Alplan. Struttura opera. Immaginatevelo come un enorme esplora risorse, sostanzialmente. Quindi io ho tutto del mio edificio, ad esempio le pareti, pavimenti, scale, impianti e via dicendo. Quindi sono macro gruppi in cui io suddivido la mia struttura opera, il mio piano. Non abbiate paura perché poi al loro interno comunque ho tutti altri sistemi, strutture di suddivisione del lavoro, altre VBS. Il sistema di suddivisione del lavoro di Alplan
è fichissimo, perché ci permette una suddivisione, un controllo al 1000%. Abbiamo un solo progetto, che è la famosa cartella PRJ che sta all'interno del vostro computer, dove saranno catalogati e messi a sistema tutti i dati che mettiamo dentro il software dall'interfaccia di Alplan. Spero che questo video vi sia piaciuto. Io sono Pietro Massai. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e alla playlist, perché ne arrivano altri di questi video in spiegazione. Se non sono chiaro, me lo scrivete nei commenti e cercheremo anche di fare delle live in cui domanda-risposta, una cosa del genere. A presto, buona giornata da Pietro Massai e buon lavoro. Ciao.